canzone di Lily Allen che ci riporta al 2006. Il sorriso questa mattina, come ogni lunedì, è quello della nostra Noemi Badducci. Buongiorno a Noemi, perché inizia l'appuntamento con Take It Easy English. Take It Easy English con Noemi Badducci della Benedict School. Ma buongiorno, passato bene il fine settimana? Yeah, it was good actually. Sì. Beh, era una giornata praticamente estiva. Sì. Caldo, veramente really meraviglia. Look, finalmente, sai che generalmente è brutto tempo al weekend e poi lunedì c'è un sole. Esatto, così. Esatto, non fare quei gesti che sembra dell'altro. Ah sì, ok. Intanto non ci vedono, va bene, dai. Comunque è vero, è andata l'opposto. Sì, perché è andata bene. È andata bene perché ha fatto sabato e domenica bellissimo, lunedì una schifezza. Tra l'altro con un traffico questa mattina. Tutti bestiali. I cervicali sono inclinati oggi, con questo il mio per primo. Tutti incriccati col collo, invece la schiena. Terribile. Allora, parliamo di ossimori. Prima di parlarne in inglese, secondo me andrebbe fatto, fatto una spiegazione su che cosa sono in italiano, perché allora, tanti sanno che cos'è un ossimoro, però c'è anche qualcuno magari che dice che cos'è che ossimoro? Cos'è? Allora, okay. È una figura retorica praticamente. Sì. Si accostano due termini da significato opposto e lo scopo è quello di ottenere un paradosso apparente, sì, tipo ghiaccio bollente. Oppure noi usiamo molto in politica convergenze parallele, sì, per indicare due punti di vista completamente opposti, cioè che viaggiano su ognuno su binario proprio, però che su certi punti si incontrano, e quindi insomma è una cosa strana dire convergenze parallele. Poi anche lì uno cerca di pensare solitamente ad un esempio e non ti viene in mente, però ci sono tantissimi di questi oxymorons, sì, tantissimi. Che guarda, la cosa è che generalmente lo usiamo anche tanto quando parliamo con sarcasmo o con ironia, o comunque deriva da due parole anche loro che sono contraddittorie fra di loro, ho detto bene? Sì, contraddittorie, giusto. Tipo illustre sconosciuto, no? Noi lo usiamo spesso, è un illustre sconosciuto. Bellissimi, guarda. Sono due parole proprio che... Sì, l'opposto, ma insieme significa... Cioè, ti porta a casa chiaramente quello che vuoi dire, no? Certo, ha un significato diverso. Tra l'altro i vostri sono completamente diversi dai nostri, noto. Sì, certi sono uguali. No, mica tanti. No? No. No, stavo guardando di prima, infatti sono su cose che siamo quasi diversi, nuove per me. Comunque queste oxymorons deriva da due parole greche. Oxy, che vuol dire sharp, che vuol dire affilato, e moronos, che è non affilato, che si dice non affilato, dull in inglese, o stupido. Comunque i due opposti messi insieme formula proprio il nome di queste tipologie di parole che sono... Dai, faccio qualche esempio in inglese. Ok, awfully good. Awfully good, che questo lo uso spesso io, l'ho tirato. Awfully good vuol dire terribilmente buono o terribilmente buono o maledettamente bello. Sì. Dove no? C'è un termine che dovrebbe essere negativo. Invece sì, va stupendo, favoloso, awfully good. Comunque, guarda, ce ne sono tanti, tipo old news, che sono notizie vecchie, no? Sì. Se sono notizie, sono notizie, vabbè, notizie vecchie. Cioè, se uno dice solo news, è normale che siano notizie fresche, no? Sì. Invece old news sono due, appunto, termini contrapposti. Contrapposti. Poi abbiamo bittersweet, che... Dolce amaro. Dolce diciamo. Amaro. C'era una canzone Bitter Sweet Symphony che era molto famosa. Dolce amaro. Che dolce amaro. Non lo so. Dolce amaro.
tipo... Sì, quando tu hai dei ricordi, no? Magari di una storia. Insomma, di questi ricordi, magari una storia finita male, però sì, nello stesso tempo ricordo è dolce amaro, perché ricordi le cose belle, ma ricordi anche insomma l'amaro che ti ha lasciato poi la storia finita. Per forza. Sono brava a creare. Questo si impara, vivendo si impara. Poi noi usiamo uno che si chiama LED balloon. Ecco, questo non l'ho capita. LED balloon è un pallone di piombo, una cosa che... Ah, di piombo, di piombo. Ho detto di pianto, infatti non ho capito. Non dite pallone di piombo, ma una cosa, un fiasco, una cosa che non è riuscito proprio a partire, una cosa che non è... Cioè non, che è, stato, decollato, non cioè, è decollato, il pallone è una cosa che va verso l'alto, il piombo si immagina. A LED balloon, sì, che qua questo sono, in questo termine qua, proprio forse sono quelli più indicativi che... Poi abbiamo Civil War, che questo, cioè, è importante... Cioè, una cosa civile, ma una cosa di guerra, no? Voi quindi dite una guerra civile. Mm-hmm. Sì. Che quindi dice la guerra non può mai essere civile, la guerra è incivile, proprio per natura. Esatto. Okay. Senti, ascoltiamo una canzone di Tiro Mancino, Salamore e Vento, e poi torniamo a parlare degli ossimori in inglese in questo appuntamento di oggi con Take It Easy English in compagnia di Noemi Barducci della Benedict School di Savona. Voglia di qualche isola tropicale, questa canzone con magari tutto intorno un bel silenzio assordante. Stiamo parlando di ossimori oggi, all'interno di Take It Easy English, ossimori che insomma abbiamo parlato di ossimori in italiano, ma stiamo parlando ovviamente di ossimori in inglese che si chiamano esattamente oxymorons. Ho azzeccato anche l'accento giusto. Allora, siamo arrivati alla guerra civile, no? Sì. Quindi uguale all'italiano, diciamo, quindi il significato è quello di... Poi noi abbiamo una che è divertente, che si dice plastic silverware. Allora, dato che gli inglesi sono sempre con le loro argenterie, sai che hanno le argenterie, argenteria di plastica. Però sarebbe le posate, no? Però diciamo silverware, plastic silverware, quindi sarebbe quello proprio l'opposto, no? La plastica... sempre meglio l'argenteria. Ecco, questo da noi non cioè argenteria di plastica noi non lo diciamo, quindi cioè per me è una cosa nuova, ecco. Poi anche questo qua per noi è una cosa nuova, jumbo shrimp che sono i gamberi giganti, però se li chiami shrimp ha un altro significato, vuol dire minuscolo, vuol dire piccolo. Quindi il fatto che sono giganti è un gioco di parole questo, no? Shrimp in sé vuol dire piccolo. Ma anche una persona può dire shrimp? Sì, sì, una persona, sì, generalmente una persona che magari è basso o... Gli dai del gambero, capito? Gli dai del gambero, ecco. Poi, perché ossimoro asciugamano di carta? Perché towel per noi è asciugamano è sempre di tela, l'asciugamano da spiaggia. Capito. Towel o da bagno o da spiaggia, che è... Quindi in questo caso diciamo non è specificato che è di carta, ma è per voi un ossimoro proprio perché... Se non voi per definizione l'asciugamano è una cosa di spugna, sì. Ho capito, quindi purple towel. Poi working vacation, questo è bello. È bello farlo, però working vacation, quando stai in vacanza, non stai a lavorare, no? Quindi uno sta a lavorare mentre in vacanza, questo comunque è un dato di fatto con i nostri tempi moderni, adesso uno va in vacanza, continua a lavorare o comunque va mentre lavora, è una mini vacanza a volte quando uno deve fare delle trasferte o quant'altro, quindi uno lo chiama working vacation, questo è a modern oxymoron, perché questo è stato introdotto per i nostri modi di vivere, diciamo, veloce,
high speed lifestyle abbiamo, no? Comunque, questo è divertente. Alone together, da soli. Ah, finalmente da soli, no? Questo si dice anche in italiano. Ah, finalmente siamo da soli, ma sai, non è che sei da solo, no? Finalmente, vabbè. Sì, perché per voi, perché together insieme, quindi da soli insieme. Singolare, sì, alone together, alone è singolare. Voi magari dite finalmente da soli, ma per noi è soli e in coppia. Sì, moro in questo caso, insomma. Continuiamo con gli altri, subito dopo la pubblicità, abbiamo un po' di pubblicità da mandare, poi un brano che ci porterà ai prossimi ossimori che ci racconta Noemi Verducci di Take It Easy English. Lizzo, Juice, che parla dei suoi succhi e no, non voglio indagare oltre. Di frutta. Sicuramente, che altri succhi? Di frutta, certo. A volte capire l'inglese non è proprio così positivo, ma, che ti distrugge certe canzoni. Vabbè, lasciamo stare, dai. Allora, parliamo di ossimori. Ho notato che molti ossimori che sono presenti nella lingua inglese non esistono nella lingua italiana, no. Perlomeno non nelle stesse circostanze, no? Perché prima abbiamo visto Alone Together, da soli insieme, noi diciamo finalmente da soli, sì. Per cui non è un ossimoro. No, però comunque è interessante quanto la lingua è importante proprio per come ci esprimiamo, che può essere chiaramente un disguido, nel senso clearly misunderstood quello che diciamo in inglese, clearly che è chiaramente misunderstood, che è proprio non capito per niente, no? Che cioè la lingua è molto importante, saperlo bene o comunque capire, cercare di capire meglio possibile, perché principalmente non ascoltiamo. Questo assolutamente è questo prima diciamo this is our problem. Aspetta che facciamo partire la sigla. Take it easy English con le mie barbucci della Benedict School. No, okay. Così chi è l'ascolto sa che stiamo appunto nell'appuntamento del lunedì con Take It Easy English. Okay, allora, quindi clearly misunderstood. Ecco, interessante, ecco, questo anche... c'era anche una canzone che oh Lord please don't let me be misunderstood, che per favore non fraintendermi, giusto era? Giusto? Oggi ce l'ho messo dentro. Diceva così, esatto. Per favore non mi fraintendere. Esatto. Ok. È anche atterraggio di fortuna, quello che noi chiamiamo atterraggio di fortuna, per voi è un ossimoro. Sì, uno simbolo bellissimo, vabbè, bellissimo, no? Però prende l'idea. Crash landing. Che crash è assolutamente uno schianto. Schianto, un'esplosione, crash, sì, quando uno fa un incidente, e landing e l'atterraggio, quindi sono due cose che contrastano sì, tra di loro. Quindi un atterraggio di fortuna che uno, io spero di non mai trovartici. Devo volare fra poco, saltiamo questa. Comunque viaggiare in aereo è una delle cose più diciamo dicono meno pericoloso, sai? Sì. Perché non so, io sempre un po' di ansia ce l'ho sempre ogni volta che salgo su aereo. Vola, vabbè, comunque. Cruel kindness. You have to be cruel to be kind. Devi essere crudele per essere gentile a volte, Questo la gentilezza crudele a volte per fare il bene dell'altro è una crudele verità o quant'altro. Comunque cruel kindness è usato tante volte nelle storie d'amore. Sì, quando devi uccidere. Non è colpa mia, non è colpa tua, è colpa mia. Sono io che non tu non mi meriti. Tu non mi meriti. Ti devo ferire perché per il tuo bene. Esatto, ma perché ti amo. Cruel kindness, sì. Vabbè, dai. Poi, questa l'abbiamo già citata prima, il silenzio assordante, sì. Che è in inglese? Deafening silence, che c'è una canzone anche che parla del silenzio, cioè il suono del silenzio, che bello quella canzone. The Sound of Silence. Sì.
Bellissimo, quello lì veramente fa venire brividi, The Sound of Silence, che anche questo, diciamo, l'opposto, perché il silenzio non è che ha un suono del silenzio, beh, se è un suono, se si può chiamare così, no? Ah beh, certo che sì. Dove esiste ancora il silenzio? Perché ormai non esiste più da nessuna parte. Mi è capitato una volta in Toscana di sentire proprio il suono nel silenzio. Sì. Fa paura a volte. Sì, questo che dice, non c'è suono intorno. Sì, e veramente sembra più un rumore che. Dove sono finita? La totale assenza di suono. Poi Living Dead. The Living Dead. Morti viventi. È di moda, questa cosa qua, abbastanza con sì, c'era anche il film La zombies, notte dei morti viventi, queste cose, sono abbastanza di moda e vabbè, dai, a me non piacciono tanti questi qui. Con Impossible Solution, questo this is an oxymoron, an impossible solution, una soluzione impossibile. Beh, cioè, se c'è una soluzione, sì, una cosa impossibile. Se c'è una, comunque, vabbè, dai. E l'ultimo, True Lies, che è, hanno fatto anche un telefilm su questo. Anche un film. C'era. Bugie vere. Con Schwarzenegger, se non sbaglio. Schwarzenegger? Credo. Mi sa di sì. Arnie! True Lies. Baby! Ah sì, no, guarda, c'è anche scritto, diretto da James Cameron, True Lies. Baby! Quello del Titanic. Quindi bugie vere, True Lies, anche questo è uno simbolo ed è molto usato appunto nella lingua inglese. Ma il vero significato di True Lies, c'è anche senso bugie vere? Ma che magari, sai, cioè uno dice una bugia ma per coprire poi la verità, sai, cioè quelle storie un po' così, no, che esce fuori poi, no? Sì, quelle mezze verità. Esatto. Bene, e abbiamo chiuso anche il nostro argomento di oggi, questi ossimoni. Avete segnato tutto? Tanto noi poi faremo una ricostruzione, appena avrò tempo, del filmato, insomma, di questa chiacchierata, dove metteremo anche le scritte, no? Sì, comunque se vi viene in mente qualche oxymoron in più in italiano o qualcosa di divertente, scrivete pure. Assolutamente, il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp, SMS 334 83 92 104, ogni tanto lo ricordiamo. Ricordiamo anche dove si trova la Benedict School a Savona. Sì, certo, allora noi siamo vicino a Piazza Mameli, in via Nazario Sauro 1 interno 3. Potete venire tutti i giorni della settimana tranne venerdì mattina, che abbiamo pausa per amministrazione, altrimenti potete telefonare 019 80 68 21. Benissimo, ho trovato la Bettina, che è la segretaria, ormai la conosco, italiana. O Noemi. Okay. Noemi, grazie per questa chiacchierata, noi ci rivediamo lunedì prossimo, stessa ora. Ok. Ciao, grazie a Noemi Barducci, ciao. Bye.